Buonasera, eccoci tornati con i nostri live. Adesso capiamo se va tutto bene. Intanto sicuramente chi lo guarda da YouTube sarà già in ascolto. Aspetto solo un secondo che chissà mai che queste vacanze mi abbiano portato a dimenticare qualcosa. Io per adesso non vedo nessuno collegato, vediamo. Ok, inizia ad arrivare qualcuno. Vediamo se ci vediamo a vicenda, ci sentiamo, soprattutto voi mi sentite più che io voi. Ciao, ciao Elisa, perfetto. Quindi deduco che mi vediate e mi sentiate. Dicevo, sono tornati i nostri live finalmente dopo la pausa natalizia, ci siamo riposate come si deve e siamo pronte per ricominciare i nostri live settimanali. Ciao, ciao a tutti, ciao Claudia, vediamo, mi sono persa, ciao Filomena, spero che stiate bene, che abbiate passato delle buone vacanze, che vi siete riposati. Io volevo iniziare il mio nuovo anno di live con questa, che è una delle mie tavolette preferite in assoluto di We Are Memory Keepers, che è la Pocket Punch Board. Questa qui, che crea queste bustine di tre diversi tipi. Ciao, ciao Manuela! Le crea appunto semplicemente con lei, basta tagliare il foglio a misura, non serve addirittura avere la Big Shot, quindi magari potrebbe essere anche un'idea da regalare o comunque da usare per chi è alle prime armi e vuole cimentarsi col fare qualcosa prima di fare l'acquisto appunto. Ciao, ciao Matilde, ciao Carlotta, ben arrivati a tutti. Dicevo, quindi io con queste bustine vorrei creare una specie di mini album usando anche un formato di carte che uso molto poco, ma che mi piace tanto in realtà perché si presta bene innanzitutto per le card, perché non so se lo sapete, ma il disegno è lo stesso, cioè ci sono gli stessi elementi che ci sono sul pad grande, solo rimpiccioliti, quindi non è che è una fetta, diciamo, un quarto del foglio grosso, è proprio un pad di carte da 15x15 ridimensionato per questo formato. E poi abbiamo uno special guest, abbiamo tre foto di Dario da utilizzare per il nostro mini album. Ciao, ciao Ornella, guardatelo, guardate, si vede cosa sta facendo. Ciao, ciao Annalisa, ben arrivata, ha già imparato come si utilizza. È pronto per farli lui i prossimi live. E scherzi a parte, quindi ho preparato questo pad di carte che è il Blue Cotton Candy, tipo da scrap. Poi il foglio bifacciale fronte e retro, di moda scrap, che è il pastel blu. E poi un cartoncino di questi con i pois imbossati. Non so, penso che si vedano. E questo è un Basil, si chiama Dot Swiss. E il colore è Salt. Ok, questo, tutto ciò ci servirà per la base. E poi mi sono preparata due fustelle per le decorazioni. Una è questa, in realtà utilizzerò solo la nuvola. E l'altra è questa, che sono delle stelline fatte come quando uno le abbozza, diciamo a mano. E questa si chiama Mini Stelle Moderne. E ultimo, ma non ultimo, un tondino di velcro per chiudere il nostro mini album. Ok. Allora, facciamo che partiamo subito dalle nostre bustine. E vi faccio vedere come con un foglio così piccolo è possibile comunque creare una bustina di una bella misura. Allora, ne ho bisogno di 4, siccome andranno tutti vicini cerco carte chiaramente che stiano bene insieme. Volevo un po' alternarle e fare, allora, questo, no? Questo,
questo e forse mi piace di più questo qua. Ok, quindi queste sono le carte per le nostre bustine. Nella pocket punch, se la giriamo, troviamo un, questo qua si è infilato male, si infila qua sotto, una bustina con dentro le varie forme di, le varie dimensioni di bustina che possiamo fare e una pieghetta, molto utile anche per chi non ce l'ha, perché in effetti ne mettono dentro una per ogni board, diciamo, quindi non serve comprarla a parte. Ciao, ciao Raffaella. Ok, allora, quindi questa ce la teniamo a portata di mano. Sul bigino delle misure troviamo da una parte, vedete qui, vediamo se mette a fuoco, il formato finale della bustina in inch, quindi in pollici, e questi fogli qui sono 6 pollici, quindi se noi guardiamo nella colonna delle misure da tagliare, ci sono diverse bustine che possiamo fare con i 6 pollici, vedete? Tutte queste. Se con i pollici non vi trovate molto bene, sulla stessa riga, sul retro, trovate l'equivalente in centimetri. Vedete che qui c'è segnato centimetri. Quindi se, allora io adesso userò i pollici per comodità perché sono tondi. Se invece non vi trovate, trovate sulla stessa riga esattamente dietro l'equivalente in centimetri. Io vado a utilizzare questa bustina che ha come forma finale, come dimensioni finali, 2 pollici 75 x 4. È importante leggere due cose. La prima è la misura a cui tagliare la carta. Quindi dobbiamo scegliere se la nostra bustina avrà paper size flap, quindi la patellina che la chiude, per intenderci questo modello qui al centro o questo qui a lato, oppure paper size notch e quindi questa bustina qui, la terza. Nel mio caso io andrò a utilizzare la terza, quindi non voglio la patellina che la chiude e di conseguenza dovrò andare a cercare su questa colonna la misura relativa alla bustina che mi interessa. Sono stata abbastanza chiara? Non so. Io voglio questa qui che è 2 pollici 75 x 4. Dicevo, due cose importanti devo guardare. La prima è la misura a cui tagliare la carta, quindi nel mio caso l'ultima colonna, cioè, no, ho sbagliato, scusate, questa è la misura che voglio, 2,75 x 4,25, e quindi vado a tagliarlo 6x5. Come vedremo è semplicissimo tagliare questa misura in pollici perché sono tondi. L'altra cosa importante che devo andare a vedere è il posizionamento di questi due elementi, 1 e 2. In questo caso C2. Vedete che, allora, non cambiano spessissimo sulle misure, ma qua c'è A1, qua c'è B1, C2, D2 e 3, vedete? Adesso cerco di farvi capire meglio, perché purtroppo i numeri sono e le lettere non si vedono molto bene dal video. Ok, forse così, ciao ciao a tutti, ciao a chi sta arrivando, forse così riuscite a vederli con la luce che li illumina. Qui abbiamo le lettere e abbiamo detto che ci interessa C2. Quindi vado a posizionare sulla C, vedete qui la C, il mio pirulino, con, vedete che ha una freccia al centro, la freccia deve indicare verso destra, quindi deve indicare questa parte qui. Posiziono la C in questo modo, è posizionata nel terzo, vedete qui che è incastrata, schiaccio bene in modo che si incastri e non si muove più. La stessa cosa sui numeri, quindi vediamo se riesco a farveli vedere. Ok, forse così, 1, 2, 3,
Mi serve il 2, anche qui ho una freccia che deve indicare verso il basso. Quindi la incastro in questo modo. Questi due perolini mi servono di riferimento per andare poi a tagliare e cordonare la mia bustina. Abbiamo detto che ci servono delle bustine scusate, dei rettangoli da 6x5. Quindi, posto che tutte le carte sono già 6 pollici, dovrò solo rifilarle a 5. Quindi, super veloce. Vado a prendere le mie bustine e le rifilo a 5. Uno, mi tengo questi pezzi che avanzano da parte che magari mi potrebbero servire. Questa in particolare non ha un verso, ma se avesse un verso, tipo questa. Adesso lo guardiamo. Devo fare in modo che la parte, diciamo, mettendolo in orizzontale in questo modo, io riesca a vedere dritte, i miei soggetti. Quindi questo è uno. Adesso questo lo rifiliamo in questo modo. Tengo sempre la bandina che taglio. Vedete? Ho i cuori, diciamo, dritti in orizzontale, girandolo come se fosse una diapositiva. Lo stesso, questo in realtà non ha proprio un verso, quindi posso tagliarlo tranquillamente senza farci troppo caso. E anche questo non ha un verso, quindi idem come sopra. Ok. Adesso che ho i miei quattro rettangoli per le bustine, la taglierina per ora non mi serve più. Vado a prendere la mia piattaforma, la mia board, e apro questi due elementi qui, che sono quelli per le cordonature. Quindi sono un po' duri, ma penso che sia, cioè nel senso l'ho usata diverse volte e sono rimasti abbastanza duri. Quindi probabilmente sono fatti così. Vedete? Si prolunga la linea sulla quale possiamo cordonare. Vado a prendere il mio rettangolo di carta e lo metto sempre in orizzontale. Dopo vedremo nel caso della carta che ha un verso, dovrò tenerlo in modo da vederlo storto, ma ci torniamo tra un attimo. Devo far toccare bene i due lati, chiudo. Ok, chiudo questa parte diciamo a L e estraggo la lama. Vedete che qui c'è un triangolino e taglio una. Nel frattempo che sono qui faccio anche le cordonature. Quindi una qui e una di qui. Ok, poi la giro sul retro e rifaccio la stessa cosa, quindi la faccio andare bene dritta qui, tiro fuori la lama ha un binario, diciamo, dove andare. E poi questa qui l'ho già fatta di cordonatura, quindi dovrò fare solo quella da questo lato. Ok. Una volta arrivata a questo punto, mi basta ripassare le cordonature. Vediamo se sono dentro al video. Una, due e tre. E adesso vado a creare il notch, cioè quel semicerchio qui per riuscire ad estrarre più facilmente la carta, il pezzettino di carta che andrò a mettere dentro. Questo è il notch, vedete che ha questa forma un po' semicircolare. Qui ci sono le lettere. Adesso vediamo come faccio a farvele vedere. Ok, forse così le vedete.
queste lettere devono essere la stessa, cioè l'allineamento con queste lettere deve essere lo stesso della lettera che abbiamo messo qui. Quindi noi avevamo C2, non dalla parte della patellina, ma dall'altra. Vado a posizionare la mia bustina sulla C. Ci sta perfettamente tra le due C, vedete? E schiaccio. E ho fatto il mio notch. Faccio lo stesso con le altre tre. Quindi chiudo, taglio, faccio le cordonature. Una, due, giro e faccio lo stesso. E faccio la terza cordonatura. Anche qui ripasso le mie cordonature. E poi taglio il mio notch. Poi dopo andiamo a chiuderla chiaramente con il biadesivo, ma rimane chiusa bene anche temporaneamente per riuscire solo a panciare questo semicerchio. Quindi due. Ecco, passiamo alla questa qui, che è quella con il verso. Io l'ho tagliata in questo modo, vedete? Adesso devo mettermela al contrario, quindi diciamo che io devo vederla storta, perché altrimenti, siccome lavorando con questa tavoletta, lavoro al contrario. Avete visto che la parte sotto, cioè quella della patellina, la taglio da questa parte. Se io lavorassi con la carta così, mi verrebbe storta, cioè la bustina mi verrebbe con i cuori al contrario. Cordono di qui e cordono di qui. Lo stesso faccio da questa parte. E voilà. Allora, qual è la misura massima di bustina che si può realizzare? Adesso te lo dico, Annalisa. Vado anche qui a ripassare le cordonature. E poi panciamo il notch. Andiamo a vedere, la misura massima è di 10,8 x 15,9, vedete? Chiaramente questa è la misura finita, quindi nel mio caso, allora, io sono andata a utilizzare questa 7 x 10,8. Quindi questo è 7 e questo è 10,8. Facciamo l'ultima. Anche qui stesso procedimento che abbiamo fatto fino adesso. Tagliamo, aspettate che mi sia un pochino sposto, vediamo se dobbiamo rifilare. E cordono. E lo stesso di qua. È molto carina, usata anche come bomboniera, magari per contenere anche dei semini da piantare.
E voilà. Abbiamo fatto anche la quarta. Quindi per adesso... No, scusate, non abbiamo fatto il noccio a questa. Ok, una volta chiusa vado. È importante panciare il notch, tagliare il notch quando è chiusa la bustina, perché altrimenti se io, intanto se io la faccio aperta non ho le estremità per riuscire a posizionarla qui sulle sue lettere, ma soprattutto taglierei solamente questo incavo, invece io voglio che si taglino tutti e due i lati da una parte e dall'altra. Andiamo a richiudere tutto. Questa è la pieghetta e poi abbiamo il nostro spazio per la bustina con le misure, che è qua. Super compatta. Ok, allora adesso abbiamo le nostre quattro bustine. Quindi alterniamo magari una con il fondo craft e una no, tipo così. E adesso devo andare a fare una cosa prima di incollarle, cioè prendo la taglierina. Scusate, ho dato un fruc al cavalletto. Apro la busta, in realtà tengo questa parte chiusa. E vado, aspettate che devo uscire un po' dal tavolo per riuscire a farvi vedere bene, vado ad allineare la mia patellina inferiore con un centimetro, vedete qui, e taglio. Chiaramente adesso questo è ai fini del mini album che voglio creare, ma se volessi usarla come bustina andrei semplicemente a mettere un pezzettino di biadesivo qui o un po' di colla e lo stesso in questa finale e chiuderei. Oops. Faccio lo stesso con tutte, questa parte qui la tengo chiusa così mi fa da riferimento. Ok. Non riesco a prenderla. Vado a chiuderle. Quindi prendo il mio biadesivo e le pinzette, cerchiamo, ok, l'inizio del biadesivo, lo mettiamo su tutti così poi li spellicolo tutti in una volta. Hai usato i centimetri? No, Roxana, ho usato i pollici per farle, ma in realtà il libricino che c'è, diciamo il bigino che c'è dentro, ha anche i centimetri, quindi sulla stessa riga dei pollici, sul retro, ci sono i centimetri. Ho usato i pollici perché sono un po' più comodi. In questo caso dovevo tagliare 6 pollici per 5 e la carta è già 6 pollici, quindi non dovevo rifilarla e mi bastava rifilare 5 centimetri. Chiudo solamente questa parte qui, ok? Questa qui per adesso la lascio aperta. Mi aiuto con le pinzette perché sennò mi sono anche da poco tagliata le unghie, quindi proprio non c'è più niente per riuscire a spellicolare. Okay, vedete che il notch è perfetto quando vado a chiuderla. Cioè, se io lo guardo così sembra fatto storto, ma poi quando vado a chiuderla si sovrappone perfettamente. Ok.
Perfetto. E queste sono le mie quattro bustine. Come che le avevo messe? Vabbè, tipo così. Adesso devo andare a creare l'involucro, diciamo, esterno, quello che conterrà le mie bustine. Quindi prendo il mio cartoncino. Per questo non posso usare i... come si dice? Non posso usare i fogli piccoli perché non mi bastano. Ed è per quello che mi sono portata anche un foglio pastel blu. Questo lo vado a tagliare a 7,5 centimetri per tutta la sua lunghezza, quindi lo rifiliamo a 30,5, insomma dobbiamo togliere giusto la cimosa. Ciao, ciao Giorgia! Vado ad allinearlo qui e tolgo la mia cimosa. Ok? Adesso vado a fare le mie cordonature, che sono a... aspettate che sono fuori. Sono a 8. Dieci e mezzo, ventidue, e 24,5. Ok, quindi ho il mio rettangolo da 7,5 per 30,5, cordonato a 8, 10,5, 22 e 24,5. Spostiamo un attimino la mia taglierina e recupero uno stondangoli. Dal lato più corto, vedete che... vediamo se... questo qui è un po' più lungo, questo qui è più corto. Dal lato più corto vado a stondare i due angoli. A me piace questo qui che ha le tre misure perché mi dà più possibilità, anche se poi quasi sempre utilizzo questa qui, quella più tonda dei tre. Andiamo a ripassare le cordonature. Se avete bisogno della pieghetta e non ce l'avete, nelle tavolette della We Are Memory c'è sempre. Ciao, ciao Maria Stella, ben arrivata. Chiaramente la mia misura è fatta apposta per stare con le mie bustine, quindi la misura finale che mi esce dalle mie bustine. L'idea è quella che faccia un po' pacchetto di cicche, probabilmente... ah no, eccolo qua. Tipo così, ok? Adesso vado a inserire le mie bustine. Vi ricordate che ho tagliato un pezzettino di base, di patellina inferiore, perché voglio utilizzare questa patellina per poterle attaccare alla mia base, che è questo spessore. Chiaramente è una sorta di mini album che si presta bene anche per essere ampliato, quindi potrei fare diverse bustine in più. Dovrei solamente avere l'accortezza di ampliare anche lo spessore, che chiaramente è lo stesso da una parte e dall'altra. In questo caso sono 2,5 centimetri. Io metterò le mie bustine in questo modo, una da questo lato, diciamo dal lato bello che è la prima, e una dal lato con la chiusura che si sovrappone. Ok? Quindi... Il biadesivo lo metto sempre da questa parte. In tutte quante. Qua ho sbordato un pochino. Tra l'altro su un pile pesantissimo, perché non so da voi, ma qui c'è un freddo, ma un freddo. Vado a spellicolarlo. Parto dal primo perché così posso posizionarmelo bene e lo posiziono quasi a ridosso della cordonatura.
Vedete? La cordonatura è qui. Lo posiziono a un millimetrino di distanza. Questo qui, al posto di metterlo da questa parte, vado a metterlo da questa. E sovrappongo le due alette. Qua sono andata un po' stortina. Ok. L'aletta, la patellina inferiore, mi darà automaticamente un po' di distanza tra i due, in modo che se volessi poi andarlo a decorare con cose e piccole fustellate tridimensionali o comunque con un po' di biadesivo spessorato, ho un pochino di spazio che me lo lascia fare. Posso piegarlo tranquillamente. Anche qui vado a mettermene una dalla parte bella e la metto a ridosso di questa, cercando di metterla anche abbastanza dritta. Aiuto. Ok. E l'altra la metto con lo stesso, con la stessa idea di quella prima, quindi da questa parte, sovrapponendo le due alette. Ok, diciamo che questa è la struttura, aspettate che la raddrizziamo un pochino, del mio mini album. Ok, poi andremo a chiuderlo alla fine con il tondino di velcro che vi avevo detto all'inizio. Adesso voglio andare a fare le parti, gli inserti, diciamo, da infilare nelle mie bustine. Quindi vado a prendermi qualche altra carta, tipo, vediamo insieme perché magari andiamo a fare un po' di contrasto. Forse qui metterei questa. Potremmo tagliare però a misura anche questa qui, con la scritta che è quella delle parti che ci sono dietro. Dicevo all'inizio, scusate, mi sono dimenticato un pezzo, mentre tutte le carte sono ridimensionate per questo formato, quindi non sono un quarto di quella grossa, ma sono quella grossa rimpicciolita quattro volte. L'ultima pagina invece è rifatta, quindi non ha tutti gli elementi che ha la pagina grossa, però ne ha un pochino che sono chiaramente, se no questo rimpicciolito quattro volte sarebbe venuto un francobollo praticamente. Allora vorrei utilizzare questo e anche, vediamo, mi piaceva questa qui tantissimo, questa qui potrebbe starci bene qui, ne mancano ancora due. Diciamo che se uno fa una o due bustine in più, usa tutto il pad praticamente. Questa la mettiamo qui, e questa con le bandierine mi piace tantissimo, con le bandierine azzurre sul craft. E c'è la stessa versione chiaramente anche in rosa. Allora, andiamo a tagliare i nostri inserti. Ah no, però ne ho scelte 4 alla fine. Allora, scartiamo questa che è quella che mi piace meno. Teniamo queste qui. I miei inserti saranno chiaramente leggermente più piccoli della bustina. Io ho calcolato che siano 6,5 x 11. Quindi la bustina è 7, perché riesca a uscire ed entrare bene, meglio tenere qualche millimetro in meno. Per non fare una misura un po' scomoda, ho fatto 7 e ho fatto 6,5, scusate. Invece 11, perché in questo modo ho già un pezzettino che mi esce. Vedete che ho tenuto qualche millimetro tra la bustina e la prima cordonatura. Oh no, Joe, il dentista, anch'io devo andarci tra 2 giorni.
Ci rivediamo. Sapete che il video rimane sempre registrato su Facebook e dal giorno dopo lo carichiamo anche su YouTube. Quindi dicevo, la tengo a 11 cm in modo che sporga senza necessità di metterci un altro elemento per riuscire a prenderlo, ok? Quindi tagliamo le carte, anche qui se hanno un senso cerchiamo di non fare stupidaggini, vediamo se tra il dire e il fare. Allora, taglio quindi 6,5 per 11 abbiamo detto, quindi quello che dicevo è quando vado ad inserirlo mi rimane già una parte fuori per poterlo tirare, ok? Chiaramente non è chiuso sotto, ma non può uscire perché diciamo può uscire solo se lo metto molto sdraiato, altrimenti non, chiaramente non ce la fa. Continuiamo con le altre. Questo qua non ha un senso, quindi vado tranquilla per 11. E questo, visto che è craft, lo potremmo inserire qui, così alterniamo. Anche questo fiorellini per 11 sempre va bene. Ciao Matilde, buona serata. Questo però è troppo fiorelloso, quindi mettiamolo qui. Ok, mi rimane da tagliare questo qui. Qui devo stare attenta. Ah, però è un pochino meno di 11. Allora, vediamo quanto misura. È 10,3. Allora, vediamo cosa potrei fare. Allora, proviamo a tagliare 6,5 così, taglierei via un pezzetto di qua. Allora, proviamo a fare così. Se taglio 11 però così alla cieca rischio di tagliare via lui, quindi mi appoggio sotto in modo da riuscire a vedere cosa sto tagliando. No, mi va un po' sul bollo, facciamo così, taglio giusto la cartolina e poi gli facciamo una piccola mattatura con un altro foglio. Potrebbe anche essere questo qui, però è lo stesso. Questo qui no. No, quello che ci sta meglio però è questo, fa niente se è lo stesso. Quindi mi taglio 6,5 anche da questa striscetta che ho salvato da prima, dalle bustine, e vado, ma non l'ho tagliato 6,5 alla fine, stavo dicendo no, perché devo rifilare un pochino in modo da non tagliare proprio la scritta. Vediamo così, forse sì, ok, perfetto, viene bene 6,5. Ciao Nadia, ben arrivata. Le notifiche di Facebook poi dipende, in realtà adesso non avendo fatto live per un po' mi sa che non sarà più così sveglio e scattante. Ho bisogno solo di un 6 mm, quindi gli facciamo questa aggiuntina.
pezzetto di biadesivo di qui e un pezzetto di biadesivo di qua. Uno e due. E lo facciamo sporgere giusto il pezzetto che ci manca. Controlliamo di aver fatto le misure giuste. Molto bene. Entra anche lui, quindi abbiamo tutti i nostri inserti. Adesso ne decoriamo qualcuno insieme con le foto di Dario. Quindi prendo le mie foto stampate e vado, a me piacciono con un piccolo bordino, quindi vado a lasciare giusto un bordino. Tipo così. Rifilo anche da questa parte. Ah, non l'ho detto, ma le foto ho provato a stamparle, in effetti non sono belle brillanti, ma le ho stampate dalla Woodstock bianca, in modo che si abbinasse perfettamente ai colori delle carte, vedete? Che non avesse un bianco sparante, termini tecnici, bianco sparante. Quindi qua l'ho lasciato forse fin troppo. Ok, giusto un paio di millimetri, ecco, senza stare a misurare però. Guardate che sono completamente fuori a tagliarle. Così e l'ultimo. E voilà. Adesso, ups, con le mie foto, allora posso decidere due cose. A me piacerebbe decorare anche la parte davanti delle bustine, non solo l'inserto, quindi inizierò da questa. Chiaramente si può decorare, aspettate che, ok, no, ci sta. Si può decorare sia la parte davanti che la parte dietro, in modo che, allora, o da questa parte, quindi mettendola in questo senso, quindi quando uno lo apre lo appiattisce, altrimenti nel senso uguale al davanti, quindi uno lo gira per vedere meglio le foto. Allora, ritagliamo. Ah, potevo portarmi un punch tondo, non ci ho pensato. Ritagliamolo seguendo la macchia d'acquarello. Chiaramente le parti dei fogli dietro da ritagliare, anche in questo caso con un punch, sono utilissime perché si abbinano perfettamente alle carte e sono delle decorazioni semplici e super utili. Ok. Poi volevo usare le mie nuvolette, mi piace un sacco la forma di queste nuvole. Guardate che carine, sono un po' smilze, ma secondo me super super carine. Così sembra che piova. Sapete cosa faccio? Prendo, aspettatemi un secondino, così o così. Prendo un pezzetto di filo azzurro per creare un punto
un più di dettaglio. Se avete a casa un pezzetto di filo per la macchina da cucire, è sempre molto utile, perché secondo me crea un dettaglio fine, ma che svolta la decorazione. Allora, così. Facciamo così. Ok, allora tagliamo un pezzo che volendo può servirci poi per dopo, e vado a nascondere l'inizio in modo che non si veda che l'ho tagliato. Prendo la colla, questa è la mia Nuvo travasata nei contenitori con la punta a spillo, che trovo un sacco comodi. La Nuvo ha già un bel beccuccio fine, ma secondo me, adesso questo non è un dettaglio chiaramente, però per i dettagli questi contenitori qui con la punta così super fine sono un valido alleato. Allora, dietro a lui andiamo a metterci un pezzetto di biadesivo spessolato, in modo che nascondiamo dietro anche il filo. Quindi prendo il mio filo da cucito e ne arrotolo un pochino su due dita più o meno, senza stare troppo a guardare la quantità. Lo appallottolo assolutamente a caso e faccio uscire qualche filo. Così, un po' di più, così, sì. Allora, incolliamo anche la nuvola. Che nessuno saprà, a parte chi ha visto questo video, che è a metà. Però se abbiamo un elemento grosso possiamo chiaramente, se è soprattutto utilizzabile anche l'altra metà, si può facilmente tagliare e avere due elementi decorativi a disposizione. Ok, mettiamo anche un po' di colla perché in effetti il filo dà un po' fastidio alla colla del biadesivo spessorato. Vedete che il filo è abbastanza discreto anche perché è fine, ma crea un bel dettaglio. Andiamo a decorare la parte interna. Volendo, non ho pensato a questo, però si potrebbero anche tagliare, siccome questi dietro sono bianchi, due patterned diverse o due pezzetti della stessa patterned e unirli sul retro per creare un foglio double face. No, questa volevo usarla sul craft. Usiamo questa che ha anche un po' i colori. Queste foto sono minuscole perché chiaramente il mini e mini mini sono 5x5. Andiamo a questo. Facciamo di qua. Non sto troppo in alto perché non mi piace che si veda poi fuori dal notch. Prendo, recupero questi pezzetti che sono quelli che abbiamo tagliato prima. Volevo creare delle piccole bandierine. Ok, quindi taglio da una parte e gli facciamo una coda di rondine. Magari abbastanza dritta. Così. E anche un'altra, però magari un po' più spessa, o questa, vediamo se sta bene questa fantasia. Ci
Ciao, ciao Loredana. No, sì, dai, usiamo questa. A lei faccio la fine un po' stortina. Vado ad incollare solo la parte superiore. Loredana, abbiamo quasi finito, però come sempre potete riguardare tutti i video. Uno e questa la metto un pochino più in alto. Ok. La parte finale l'ho tenuta, vediamo se ci sta, ma potrebbe starci, qua in questo caso sì, qualcuno si accorgerebbe che è solo metà, però posso nascondere la mia nuvoletta qui dietro e andare ad incollare la foto. Non vado a creare troppo spessore dentro la bustina, soprattutto se faccio due pagine, quindi se faccio fronte e retro, ma anche se ne faccio una sola, non ho a disposizione un bello spessore, quindi devo stare un po' schiscia sul biadesivo spessorato, un po' indietro, perché forse schiscia si dice in milanese, non so, ditemi. Ok, questo è il mio inserto. E voilà. Ah, volendo, dicevo, vediamo se ho una matita tonda. Sì. Questi qui non incollati si possono un po' tirare con le puntine all'insù, un po' più spettinati. Vado a infilare anche questo. Decoriamo l'ultima pagina con l'ultima foto che ho stampato. Mi piaceva l'abbinamento perché qui Dario ha dei pantaloni con le renne. Mi piaceva l'abbinamento con il craft. Per questa qui possiamo recuperare magari un paio di, però questa è già usata qua. Sì. Allora, usiamo queste due. Vado a strapparle. Così. Una e anche l'altra, proprio così alla Brutus. Ok, tanto me ne serve solo un pezzetto. Così. Allora, incollo prima, anche qui incollo solo la parte sopra, in modo da poter arricciare un pochino la parte inferiore. Sul retro rifilo. Sì, tenero Dario. Non molto comodo questo rifilo. Ok. Vediamo se questo lo posso tagliare prima. Così ho da rifilare solo un lato. E vedete, in questo caso posso andare a sollevare un pochino la parte strappata. Qui aggiungo la foto di Dario con un pezzetto di spessorato. Abbiamo detto che ho lasciato questo spessore anche per poter giocare un pochino con il biadesivo spessorato. Andiamo ad aggiungere magari
A me piacciono tanto queste nuvole, quindi sarò ripetitiva, ma forse sono incollato, però la userei, anche se sporge un po' troppo. Ma sì, si chiama Nuvole questo mini album. Aggiungo la nuvoletta così e poi vado a tagliarmi un paio di stelline. Così riprende anche le pagine prima. Le stelline le vado a ritagliare con l'azzurro, con quello che ho usato per l'involucro esterno. Quindi intaglio un rettangolino. Oggi, siccome sapevo di non usare tanto la Big Shot, ho portata di mano solo quella piccolina. Molto bene, mi è caduto la qualunque. Questi bimbi così grandi chi sono? Intendi Dario, Nadia? E Dario, quello nelle foto. Ok, me le posiziono. Dato che non sono stata molto brava e ho lasciato dentro dei pezzetti. Arrivo, sto cercando di scastrare. Dai che ce la faccio. Questi pezzetti. Una postellina mi è caduta, chissà dove. Non mi si è tagliato bene. Ho perso la stellina piccola, eccola qua. Vediamo, i padron sono consumati. Vediamo se ritagliandoli da qui mi si ritaglia anche i buchini. Sì, è lui, Nadia. È lui che usa la Big Shot perché chiaramente è molto furbo e ha già capito tutto. Non serve che nessuno gli spieghi. Vediamo di scastrare i pezzettini e finiamo. Vedete che carine che sono queste stelline con i buchini. Ok. Questa non mi si è tagliata. Per pigrizia ho portato in qua solo la Big Shot piccola, ma c'era bisogno anche di quella grande, perché questa non mi taglia bene coi pad così rovinati. Lo potrei lasciare così. E ne metterei anche una più piccola qui. Vediamo se ok, no, forse devo solo cambiare posizione. Scusate se sentite dei rumori. Qui sopra stanno cadendo cose. Ok, e questa la incolliamo qui.
qui sotto. Finiamo con la chiusura e direi che ci siamo. Allora, la chiusura, come dicevamo, volevo farla con i tondini di velcro, quindi ne incollo uno più o meno al centro, più o meno dritto. Se volete possiamo prendere le misure, ma mi azzarderò così. Ok, per l'altro vado a prendere, diciamo, maschio e femmina, non so quale sia dei due, diciamo quello più rigido, questo è quello più morbidone, lo attacco cercando di stare ok e poi vado a chiudere qui. Ho tirato un filo forse, no, ok, quindi questa è la mia chiusura. Volendo potrei andare ad aggiungere un'altra nuvola. No, volendo potrei andare a scrivere Dario qui, adesso dovrei forse trovare un alfabeto o quello in corsivo di coppia creativa o quello stretto di impronte, non so se quello di Moda Scrap ci stia perché questo lato è abbastanza stretto, però potrei scriverci appunto Dario. Abbiamo le nostre bustine fatte con la pocket punch board, che è questo strumentino qui, e poi ci sono anche gli inserti. Adesso ne abbiamo decorato solo uno degli inserti e un paio di bustine, però si presta anche per essere aggiornato, quindi lo darò alla Eli per aggiungerci altre foto del suo pupino. Vi ringrazio, vi saluto e Eli, mi confermi il prossimo appuntamento? Vediamo, aspettiamo un secondino. Cosa vi dicevo? Ah, vi dicevo che ancora per qualche giorno c'è attiva sul gruppo Facebook Spazio Battibaleno trattino progetti creativi la challenge con tema i segnalibri, quindi potete sbizzarrirvi e tra l'altro potete postarci sul gruppo tutte le vostre creazioni. Ok, quindi la Eli mi conferma, il prossimo appuntamento è giovedì alle 18. Vi saluto e vi auguro buona serata. Ciao!